Salve a tutti, eccoci in questo nuovo video dove andremo a parlare di effetto Orton e come enfatizzare la luce. Quindi andiamo a vedere cos'è e come andarla a creare all'interno del nostro Photoshop. Ma cerchiamo di capire un attimino che cos'è questo effetto Orton. Intanto il suo nome deriva dall'inventore che l'ha creato. Parliamo di fotografia analogica, quindi si andavano a sovrapporre due immagini, una completamente nitida, una sfocata, che poi andandole a unire si andava a creare questo effetto fiabesco, morbido, magico, come si può dire. Noi lo dobbiamo capire un attimino come andarlo a ricreare nelle nostre immagini e come andarlo a utilizzare per andare a enfatizzare le luci e i punti più interessanti delle nostre fotografie. Quindi andiamo a vedere come si crea e come vado a utilizzarla nelle mie fotografie. Io soprattutto la uso quando mi capita che voglio enfatizzare o voglio dare quella marcia in più a dei punti luce o al tramonto, all'alba, dipende dalla direzione della luce dove arriva nelle mie immagini, vado a dare forza con questo effetto. Ma ora vediamo, già essendo su Photoshop, ho un'immagine di una location bellissima che si trova in Olanda. Andiamo a vedere un attimino come creare e come rendere al meglio questi effetti. Quindi mettiamoci all'opera. Sul nostro pannello di lavoro, sui nostri livelli, io ho già un'immagine comunque già post-prodotta di gran lunga, dico quasi finita. Però ho voluto prendere questa immagine per farvi vedere un attimino come andare a creare questo effetto Orton. Quindi intanto io mi duplico, mi faccio un livello unico dei due gruppi e del livello base, quindi ecco qua, lo vado a rinominare e scrivo Orton e cominciamo a capire come vado a creare questo effetto Orton. Sono dei semplici passaggi senza dilungarsi tanto, 3-4 passaggi, già comunque si crea un effetto gradevole e da poter azionare sulla fotografia. Andiamo a vedere un attimino come si fa. Quindi, il primo passaggio. I passaggi sono due, ora vi faccio vedere. Quindi, il primo passaggio è filtro, qua sopra, sfocatura. Controllo sfocatura e si apre questa finestra. Il valore che si va a inserire come raggio, si può optare per una soluzione intermedia e comunque che risulta gradevole in base alla dimensione del nostro sensore. Io ho un sensore di 24 megapixel, quindi vado a mettere 24. Potrei mettere 22, 21, comunque è sempre un valore che si avvicina alla dimensione della mia immagine. Quindi io mi sto sui 23, 22, così approssimativo. Do ok. E comunque possiamo vedere che ho quest'immagine completamente con l'effetto che gli ho voluto dare così sfocato. In questa maniera, non si può dire che una fotografia è bella, cioè l'abbiamo rovinata, però non dobbiamo mollare perché subito dire che l'abbiamo rovinata, no, dobbiamo cercare di andare a utilizzare questo Orton nella maniera e nei modi per le nostre fotografie. Intanto io lo vado a migliorare un pochino, quindi significa dopo che ho attivato questo filtro su questa immagine. Tenendo ho selezionato il mio livello che ho rinominato Orton, vado su Immagine, Regolazione, Luminosità e Contrasto, si apre la finestrella come tutti sappiamo e posso giocare un attimino per andare, guardate qua la luce come comunque posso andare a
aumentare un attimo il contrasto e la luminosità. Ok, io mi fermo su 18 e 9, do ok. No, se immagini è sempre così, un pochino meglio di prima, perché abbiamo dato un po' di contrasto, un po' di luce, però ora dobbiamo capire come andare a inserire questo effetto nella nostra immagine, dando quell'effetto fiabesco, magico, ma non andando a stravolgerla in questa maniera. Qualcuno magari può piacere, però dal mio punto di vista lo andrò a inserire solamente nelle parti luminose, nelle parti dove comunque c'è luce. Vediamo come si fa, lo sappiamo benissimo come si fa, con le maschere di luminosità. Nel video precedente vi ho spiegato come si crea una maschera di luminosità. Quindi, disattivo Orton, vado su il penultimo livello, canali, tenendo premuto CTRL e cliccando su RGB, vado a creare la mia maschera di luminosità. Ritorno su livelli, attivo il livello Orton, aziono la maschera col suo pulsantino dedicato, aggiungi maschera di livello e attivo la visualizzazione dell'immagine. Guardate qua, lo abbiamo tolto dalle parti buie o dalle ombre, l'abbiamo inserito solamente nella parte della luce. Andiamo a vedere un attimino prima e dopo. Io sinceramente lo andrei a sistemare un attimino, sempre tenendo attivata la maschera del livello Orton. Vado su immagine, regolazioni, curve e mi vado a sistemare un attimino questa maschera. Di ok, va bene così. Senza abbiamo questa nitidezza qua, comunque le nuvole, guardate qua, sono comunque nitide e dettagliate. Se vado ad azionare l'effetto, mi va a creare questo bagliore morbido in tutta la luce. Guardate qua. Posso andare ad abbassare l'opacità per renderlo più naturale e gradevole possibile. E il nostro effetto Orton è qua. Prima. Dopo, prima, dopo. Poi in base ai nostri gusti possiamo aumentare o abbassare l'opacità di questo effetto. Ragazzi, come abbiamo visto, abbiamo creato una enfatizzazione delle luci dando dell'atmosfera fiabesca e sognante alla nostra immagine. Ricordiamo sempre, non bisogna strafare o esagerare con i vari cursori o con l'opacità, cerchiamo di mantenerci sempre più delicati possibile e più naturale possibile. Anche questa volta siamo arrivati alla fine di questo video, spero che sia stato utile e di ispirazione per le vostre fotografie. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e condividetelo con i vostri amici. Ciao!